tutti questa serata. Iniziamo con dovuti ringraziamenti, ringraziamo anzitutto l'amministrazione comunale, il patrocinio, il sostegno a questa iniziativa. L'assessore alla cultura non è potuta essere presente, è impegnata in attività di giunta e altre attività, ma ci ha chiesto di mandare, di portarvi il suo saluto e il suo augurio per la serata e per tutta l'iniziativa. Un ringraziamento agli amici di Sant'Andrea, con i quali sempre realizziamo queste mostre all'interno della chiesa di Sant'Andrea, e poi ancora gli sponsor, e poi a tutti gli amici, collaboratori e le persone che hanno collaborato anche agli aspetti pratici, all'allestimento della mostra, e ancora collaboreranno a tenerla viva in queste settimane. E poi un ringraziamento a Mariella Carrotti, che è già stata a Belzo 11 anni fa a presentarci la mostra su Duccio, che è la viene da Firenze, anzi è venuta da Firenze apposta per noi questa sera, non è proprio una cosa, uno scherzetto, è la curatrice di questa mostra, è insegnante di lettere ed è curatrice anche di altre mostre di questo tipo e di saggi di tipo storico artistico. Ecco, ci presenta appunto questa mostra che ci ha colpito perché ci è interessato appunto proporla a tutti per tanti motivi, ma ci ha colpito soprattutto perché racconta e spiega questa grandiosa esperienza che si è sviluppata a Firenze tra Medioevo e Umanesimo e che è ruotata attorno al centro appunto della città, in un incrocio di fede, storia e arte. Quindi questa è questa unione che ci ha stuzzicato, insomma, che ci sembra interessante approfondire. E poi ci ha colpito il fatto che ci è sembrato che questa mostra sia anche ricca di suggerimenti e di spunti e di idee per l'oggi, per l'attualità, per affrontare temi attuali, come per esempio cosa vuol dire vivere la città, oppure il senso del lavoro, il significato al lavoro quotidiano. Ecco, allora queste ed altri spunti, suggerimenti, provocazioni che la mostra propone vogliamo approfondire. Questo è molto altro, potremo approfondire con lei questa sera e poi completare visitando la mostra. La mostra è già allestita in Sant'Andrea e al termine chi vorrà potrà, facendo due passi, proprio vederla in anteprima, magari insieme con lei, e fare una specie di inaugurazione ufficiale al termine della serata. Quindi lascio a lei la parola e buona serata. Allora, innanzitutto una parola sul titolo della mostra, Opus Florentinum, che è il titolo dell'ultima grande opera dell'ultimo grande poeta fiorentino, cioè Mario Luzi, che nel 2000 ha scritto questo dramma teatrale proprio dedicato alla cattedrale di Santa Maria del Fiore. E la mostra appunto vuole raccontare la piazza del Duomo di Firenze, e quando abbiamo fatto questa mostra al meeting, l'abbiamo fatta insieme con l'opera di Santa Maria del Fiore, cioè l'ente che dall'inizio presiede a prima la costruzione e adesso la manutenzione degli edifici di Piazza del Duomo a Firenze. Quando abbiamo fatto questa mostra eravamo coscienti che che sceglievamo un argomento che avrebbe meritato circa, non so, 3.000 mostre, perché Piazza del Duomo a Firenze è certamente un luogo in cui c'è un concentrato di opere d'arte, in cui hanno lavorato artisti da Cimabue a Michelangelo, diciamo quello che c'è nel mezzo, tanto. E, ecco, per esempio in questa mostra noi accenniamo soltanto alla cupola di Brunelleschi o non accenniamo neanche alla Pietà di Michelangelo, tanto per dire due assenze abbastanza notevoli. Ma perché abbiamo scelto, dopo lunga discussione, di raccontare questa piazza raccontandone il significato sintetico, cioè qual è il messaggio dei tre edifici della piazza? E abbiamo scelto come filo
fondamentale per raccontare la piazza i cicli scultorei esterni, perché normalmente quello che veniva messo come ciclo scultoreo esterno rappresentava come il messaggio che voleva essere dato innanzitutto a chi entrava in questa piazza. Appunto ci accompagnano nella mostra, lo vedrete, dei brani dell'opera, di questa opera bellissima di Luzzi. La piazza del Duomo di Firenze è fatta da tre grandi edifici: il Battistero, la Cattedrale e il Campanile. L'edificio che hanno una straordinaria unità, pur essendo stati fatti in epoche molto diverse. Allora, l'edificio più antico della piazza è il Battistero, e cominciamo proprio da qua. Il Battistero, che nelle forme attuali è stato, così come lo vedete ora, è stato consacrato nel 1059, quindi a metà del XI secolo, ma probabilmente sostituisce almeno due battisteri precedenti. Il battistero dedicato a San Giovanni Battista era ancora da Dante, che non era esattamente uno sprovveduto, era Dante, come i contemporanei di Dante, erano convinti che il battistero fosse un tempio romano trasformato in chiesa cristiana. Perché Dante poteva prendere, diciamo così, questa cantonata? Perché Dante sapeva che dove oggi c'è il Battistero, nella Firenze romana sorgeva il tempio dedicato a Marte, l'antico patrono della Firenze romana. I cristiani vollero proprio qui, nel luogo dedicato in città al dio della guerra, costruire il tempio per eccellenza del dio della vita, cioè il battistero, e riutilizzarono nella costruzione del battistero tante pietre, colonne, capitelli provenienti sicuramente dal tempio di Marte. Questa è l'origine dell'errore che probabilmente fa Dante, e il riutilizzare in un tempio cristiano le pietre dell'antica Roma non obbediva solo a una ovvia necessità di economicità, cioè era inutile scolpire una colonna quando ce n'era una già scolpita, ma obbediva anche a una preoccupazione simbolica molto bella. Noi siamo figli di una civiltà che non ha preso a cannonata il passato, che ha sentito il passato come una ricchezza, e per i cristiani era un onore che le pietre dell'antica Roma sostenessero il tempio di Cristo. Era un modo per dire anche simbolicamente che Cristo aveva redento tutta la storia, tutto il tempo, anche le pietre di Roma. Ma che questo edificio sia un edificio cristiano ce lo dice innanzitutto la forma, che è quella dell'ottagono, e l'ottagono è una forma che ritroviamo spessissimo nei primissimi, nei più antichi monumenti cristiani, in particolare nei battisteri, perché l'ottagono nella simbologia del primissimo Medioevo richiamava immediatamente l'ottavo giorno. Gesù è resuscitato il primo giorno dopo il sabato, dicono i Vangeli. La settimana ebraica finiva con il sabato. Gesù risorge la domenica. Risorge, dicono i padri, l'ottavo giorno, come aggiungendo al tempo dell'uomo della settimana che muore un giorno che non muore, il giorno della sua resurrezione.
la vita di Cristo risorto viene data a noi nel battesimo. Per questo spesso la forma dei battisteri antichi è l'ottagono, come per esempio appunto qui a Firenze. Entrando dentro il battistero, la prima cosa che forse colpisce è il pavimento. I fiorentini quando costruiscono il battistero, i fiorentini erano mercanti e giravano il mondo da allora, e avevano visto le moschee, e avevano visto che nelle moschee per terra c'erano i tappeti. Vollero imitare nel battistero i tappeti delle moschee, soltanto che invece di mettere tappeti di tessuto, ricopiarono disegni di tappeti persiani, afghani, ebraici, li ricopiarono, ricopiarono il disegno e lo realizzarono in marmo. Per cui questo pavimento simula i tappeti con dei tappeti marmorei. Ma entrando dalla porta principale del battistero, il primo grande tappeto che si incontra è invece uno zodiaco. E in questo zodiaco, intorno a questo zodiaco, c'è la frase di benvenuto a chi entra in battistero: vengano qui tutti quelli che vogliono vedere cose mirabili, c'è scritto, e vedano le cose che viste possono giustamente piacere. Firenze, Florida, fornita di ogni bene, volle che quest'opera fosse riempita dalle costellazioni dei cieli. La parte più bassa del Tempio mostra le cose alte del cielo. E così dal cielo delle stelle, che è dipinto, che è scolpito sul pavimento, siamo invitati ad alzare lo sguardo verso il grande mosaico della cupola, che fu la prima grande impresa artistica di Firenze. Firenze, prima di questo mosaico, non conosceva l'arte del mosaico, o meglio, l'aveva persa. Tanto che noi sappiamo che per realizzare questo mosaico vennero importati mosaicisti da Venezia e da Bisanzio. Questo mosaico di 1000 metri quadri d'oro fu realizzato in oltre 90 anni. È datato l'inizio, 12 maggio 1225. Sappiamo che fu finito nei primissimi decenni del 300. Questo mosaico, dicevo, fu la primissima grande impresa artistica fiorentina sponsorizzata dall'arte di Calimala. L'arte di Calimala era l'arte dei mercanti a Firenze, che aveva una nemica, che era l'arte della lana. Queste due corporazioni si contenderanno sempre a Firenze lo scettro della prima della classe. E Calimala era la corporazione che sovrintendeva l'opera di San Giovanni, cioè il battistero, mentre l'arte della lana avrà in cura dalla fine del 200 Santa Maria del Fiore, cioè la cattedrale. E tra Calimala e l'arte della lana, tra il 200 e il 500, si combatterà una delle più belle guerre della storia, che invece di lasciare sul terreno Monti, ha lasciato sul terreno Piazza del Duomo. Perché quando Calimala faceva qualcosa di molto bello in battistero, subito l'arte della lana finanziava qualcosa di altrettanto bello in cattedrale. Il mosaico fu la prima grande, dicevo, impresa artistica. Entrando, come vedete, c'è il grande Cristo, Signore del cielo e della terra, giudice,
che mostra le piaghe. È perché ha sofferto e è morto per noi che può giudicare. Sotto i piedi di Cristo si aprono le tombe e risuscitano i morti, che vengono, i corpi dei morti vengono avviati a ricongiungersi con le anime alla destra di Cristo in paradiso, rappresentato col seno dei patriarchi, alla sinistra di Cristo in un inferno che sarà la grande fonte dell'inferno della Divina Commedia. Negli altri cinque spicchi della cupola, quelli che vedete male, ma mi hanno detto i miei amici di mezzo, che invece nella mostra li vedrete molto bene, negli altri cinque spicchi della cupola ci sono quattro fasce di storie. La più vicina a noi sono le storie di San Giovanni Battista, la seconda le storie di Gesù, la terza le storie di Giuseppe Ebreo, Giuseppe venduto dai suoi fratelli e diventato, grazie al peccato dei suoi fratelli, la fonte della loro salvezza, grande prefigurazione di Cristo nella storia ebraica, e l'ultima fascia dedicata alle storie della Genesi, dalla creazione fino al diluvio universale. Finito il mosaico della cupola, l'arte di Kalimala decise di cimentarsi in una seconda grandissima impresa. Un'impresa pari, che sarà pari, anzi, oggettivamente sarà superiore a quella del grande mosaico della cupola. L'impresa di dare al battistero tre porte in bronzo dorato. Anche qui Firenze, come molta parte dell'Europa, aveva perso la tecnologia del bronzo, che aveva fatto grande Roma. Il mosaico e il bronzo erano state due arti per eccellenza di Roma. Ma a Firenze la tecnologia del bronzo si era persa. Allora l'arte di Kalimala decide di recuperare la tecnologia del bronzo dotando il battistero di porte bronze. E la prima porta fu fatta, fu incaricato di farla uno dei più grandi allievi di Giotto, Andrea Pisano, colui che sostituirà Giotto come capomastro dell'Opera del Duomo, proprio grazie a questa porta, che lui inizia nel 1330 e finisce nel 1337. Per realizzare questa porta in bronzo dorato, che è fatta con due fusioni di bronzo, ogni battente ha una fusione intera di bronzo, fu fatto venire un tecnico da Venezia che conservava la tecnologia del bronzo grazie ai rapporti che aveva con Bisanzio. Questa porta costò molto lavoro e anche molti soldi, perché ci raccontano le cronache che fu buttato via tanto bronzo perché non trovavano il verso di fare due fusioni perfette. Ma finalmente il 24 giugno del 1337 questa porta fu messa in opera. Fu messa in opera questa porta, che racconta in 20 episodi la vita di Giovanni Battista, le altre 8 formelle rappresentano invece le virtù cardinali, prudenza, giustizia, temperanza e fortezza, e le virtù teologali più l'umiltà, virtù propria di Giovanni Battista. Questa porta fu messa nella porta principale del battistero davanti alla cattedrale. Le cronache, guardate qui una delle formelle di questa porta, in cui si vede il momento in cui Giovanni Battista indica ai suoi discepoli Gesù: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Quando questa porta, dicevo, fu messa in opera, le cronache ci raccontano che i fiorentini piangevano per la commozione che Firenze era diventata Roma.
aveva riconquistato la grandezza di Roma. L'entusiasmo per questa porta fu tale che fu decisa subito la realizzazione di una seconda porta. Ma nel 1348 ci fu la peste che dimezzò la popolazione d'Europa e anche di Firenze. Perciò passarono più di 60 anni prima che Kalimala avesse le energie economiche per finanziare la seconda porta. E nel 1401 l'arte di Kalimala bandì il concorso per la seconda porta del Battistero. Guardate, è impressionante, perché questa seconda porta, il concorso del 1401, come chi ha fatto il liceo forse si ricorderà, è la data ufficiale d'inizio del Rinascimento. Il Rinascimento comincia con questa porta. Ovviamente Andrea Pisano era morto da quel dì, quindi il problema era trovare qualcuno che fosse in grado di fare una porta di una fattura che sostenesse il paragone con quella che aveva fatto Andrea Pisano, che era ritenuto un modello quasi insuperabile. Si presentarono 7 scultori al concorso del 1401. Fu messo come tema per vincere il concorso la realizzazione di una formella identica come forma a quella a queste di Andrea Pisano, quindi con la cornice mistilinea quadrilobata. Il tema era il sacrificio di Sacco. Perché fu messo questo tema? Perché poi la porta, invece, che sarà realizzata, la seconda porta del Battistero, avrà come tema la vita di Gesù. Però fu scelto il sacrificio di Sacco come argomento della prova per valutare lo scultore, perché nel sacrificio di Sacco ci sono tutti gli elementi possibili per valutare la bravura di uno scultore. Perché Isacco è un giovinetto nudo, Abramo è un vecchio vestito. Poi c'è il paesaggio, la montagna, c'è l'asino, c'è l'ariete, quindi ci sono due animali, e poi c'è l'angelo che blocca il braccio d'Abramo. Quindi c'erano tantissimi elementi per vedere la bravura di uno scultore. Dicevo, si presentarono 7 scultori, ma la lotta si restrinse a 2, poco più che 20 anni. Toccherà a uno di loro due, questi due si chiamavano Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Toccherà al secondo, cioè a Ghiberti, a 21 anni dall'inizio del Rinascimento. E io tutte le volte che penso, Ghiberti aveva 21 anni, Brunelleschi 23. Quando io penso che il Rinascimento è partito da due ragazzini di poco più di 20 anni, mi vengono i brividi. La più grande stagione della storia dell'arte di tutti i tempi è stata inaugurata da 2 ventenni. Vinse, almeno così dice Ghiberti, vinse Ghiberti, e toccò a lui fare la seconda porta del Battistero. Ora, l'arte di Kalimala era audace nell'affidare a un ragazzino di 20 anni la seconda porta del Battistero, con l'investimento che comportava. Non erano scemi, per cui dissero a Ghiberti: la vedi la porta di Pisano? Si vuole uguale, proprio uguale uguale. Perciò la fantasia la userai quando sarai più vecchio, adesso proprio facciala uguale.
E Ghiberti farà la seconda porta del battistero. Una porta che, questo è l'autoritratto di Ghiberti, che Ghiberti mette tra i riquadri della sua porta. E Ghiberti fa questa porta che, se voi la vedete così, è una porta assolutamente che sembra identica a quella che abbiamo visto precedentemente, solo invece che 20 storie di Giovanni Battista sono 20 storie di Cristo, e sotto ci sono i quattro evangelisti e i quattro dottori della Chiesa. Ma se voi la vedete più da vicino è impressionante. Perché? Perché la staticità di Andrea Pisano cede alla vibrazione realista di Ghiberti. Il genio è chi riesce a dire una cosa nuova obbedendo a una forma antica. E Ghiberti, dentro la forma antica di Andrea Pisano, parla un linguaggio assolutamente nuovo. Questa scena è la scena del mare in tempesta, del lago di Tiberia in tempesta, con la barca in cui i discepoli si disperano perché temono che la barca stia per affondare. Pietro, che cammina sulle acque verso Cristo, affonda anche lui e Cristo lo salva. Per fare questa porta Ghiberti ci mette 25 anni. Quando la consegna, 24 per la precisione, e quando consegna questa porta che costerà una cifra esagerata, 25.000 mi sembra fiorini d'oro, una cifra che la maggior parte delle città d'Europa non poteva spendere per una cattedrale. Firenze li spese per la seconda porta del battistero. Questa porta con cui inizia il Rinascimento fu da tutti ritenuta talmente bella che la porta di Andrea Pisano fu tolta dalla porta principale del battistero e messa sul lato sud, e questa fu messa davanti alla cattedrale. Ma siccome Ghiberti ormai aveva 45-46 anni, immediatamente Kalimala, senza bandire un nuovo concorso, incaricò Ghiberti di fare anche la terza prova, la terza porta. C'era anche la paura che morisse prima di compierla, visto i tempi che aveva per realizzare una porta. E questa volta Kalimala disse a Ghiberti: siccome abbiamo visto che sei bravo, fai a coscienza tua. Infatti è impressionante, perché se voi vedete la terza porta del battistero, se la vedete da dentro, ci sono i 28 riquadri che erano previsti. Ma Ghiberti interpreta il tema che gli avevano dato in una maniera assolutamente originale e riassume l'Antico Testamento in 10 riquadri. Interamente scolpiti, senza più la forma quadrilobata. Con questa porta il Rinascimento in scultura arriva a maturazione. Questa è la porta in cui per la prima volta viene in scultura utilizzata la prospettiva geometrica. Quando Michelangelo vedrà questa porta dirà: questa porta non sfigurerebbe alla porta del paradiso. E infatti questa è la porta del paradiso. La battuta di Michelangelo diede il nome a questa porta, che quando sarà compiuta verrà messa al posto della seconda porta di Ghiberti come porta principale centrale del battistero. In questa porta vi faccio vedere due formelle di questa porta. La prima mi serve per dire una cosa, la seconda per dire un'altra. In questa porta, dicevo, non solo, come vedete benissimo dalla formella che ho scelto, dal tempio
c'è una prospettiva perfetta. Ma in questa porta di vertice c'è un altro espediente. Voi forse ricorderete dalla scuola che gli stili della scultura sono quattro. Lo stiacciato, quando il disegno è appena sbalzato sul fondo, come per esempio qua, il basso rilievo, l'alto rilievo e la statua. Che cosa fa Ghiberti? Su ogni lastra ne usa tutte e quattro, per cui non usa solo il basso rilievo, solo l'alto rilievo, ma mette stiacciato basso rilievo, alto rilievo, e le figure in primo piano sono praticamente delle statue appiccicate, in modo da darci, anche con la differenza del rilievo delle cose e delle persone, il senso della terza dimensione. Queste sono le storie di Giuseppe in Egitto. Questa l'ho scelta non perché sia tra le più belle, ma perché noi siamo stati testimoni proprio pochi giorni fa di un evento storico a cui questa formella richiama. In questa formella che rappresenta l'incontro tra Salomone e la regina di Saba, quindi le storie di Salomone della Bibbia, e in particolare il momento è centrale dell'incontro tra la regina di Saba e Salomone. Vedete, questa è la regina di Saba e Salomone. C'è una cosa però molto particolare, anzi due, che Salomone prende le mani della regina di Saba in un gesto che era sentito come quasi sponsale, e sullo sfondo, vedete, i due sono sullo sfondo della navata centrale di Santa Maria del Fiore, perfettamente rappresentata. Perché Ghiberti fa così questa scena, facendola in una maniera assolutamente atipica anche rispetto ai modelli che di questo episodio biblico c'erano? Perché proprio negli anni in cui lui scolpiva questa porta, precisamente nel 1439, in Santa Maria del Fiore fu celebrato il Concilio di Firenze, che riunificherà per poco più di 10 anni la Chiesa Ortodossa e la Chiesa Cattolica. Fu una riconciliazione effimera, che durò appunto poco più di 10 anni, e che fu definitivamente spezzata e irrimediabilmente dal mancato aiuto della Chiesa Latina a Costantinopoli, assediata dai turchi. Però noi pochi giorni fa abbiamo avuto il dono di vedere alla televisione il capo della Chiesa Cattolica, il capo della Chiesa Ortodossa, che si abbracciavano, ripetendo il gesto che sotto le mentite spoglie di Salomone e della regina di Saba, qui Ghiberti ha, ha raccontato. Allora, fine del battistero. Qual è, che cosa c'è nelle tre porte del battistero? Abbiamo visto le storie dell'Antico Testamento, le storie di Giovanni Battista, le storie di Cristo. Esattamente le stesse fasce di storia che ci sono anche nel mosaico. Qual è il senso della decorazione plastica del battistero? Che messaggio volevano dare con queste tre porte? O con il grande mosaico? Il messaggio era chiaro: Cristo è il compimento di tutta l'attesa umana, diventata intelligente nella storia del popolo ebraico. Tutti gli uomini attendono Cristo. Non è che lo attendevano solo gli ebrei, lo attendevano tutti gli uomini, lo attendono tutti gli uomini. Ma gli ebrei sono il popolo eletto. Eletto ad attendere? No. L'elezione di Dio
aggiunge alla natura la, cioè, la coscienza. Per cui gli ebrei non sono gli uomini che attendono Cristo, che attendono il Messia. Gli ebrei sono gli uomini che sanno che attendono il Messia, ma tutti gli uomini attendono il Messia. Tutti gli uomini attendono Cristo. E Giovanni Battista è l'anello di congiunzione tra questa attesa e il suo compimento. Il dito di Giovanni Battista che dice: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, è il sogno di tutta la storia umana. Tutti gli uomini sognano di vedere un uomo che gli indica il vero. Cristo è morto e è risorto, la sua vita è data a noi nel battesimo. Perciò nel battesimo si compie tutta la storia umana. Dal battesimo nasce la Chiesa, e infatti di fronte al battistero la Chiesa. In questo disegno di Bell'Italia vedete che cosa c'era davanti al battistero fino alla fine del 1200. C'era una chiesa dedicata a Santa Reparata. Qui, questa è diocesi di Milano, e allora bisogna dirlo. Allora, voi dovete sapere che Firenze, questo lo sanno veramente in pochi, Firenze è una chiesa ambrosiana, fondata da Sant'Ambrogio, che ha avuto il rito ambrosiano fino al 1000. Perché quando la prima comunità cristiana fiorentina, alla fine del IV secolo, i cristiani di Firenze decisero, non è che lo decisero i cristiani di Firenze, successe una cosa, che nella comunità cristiana di Firenze c'era una famiglia molto ricca. Non dovevano essere tanti ricchi allora nella comunità cristiana di Firenze, però c'era una famiglia molto ricca. A un certo punto in questa famiglia morì il marito. La vedova, Giuliana, aveva due figli, un maschio e una femmina. Tutti e tre, alla morte del capofamiglia, decisero di consacrarsi a Dio. La madre di consacrare lo stato vedovile, la figlia di consacrare la verginità, il figlio di farsi prete. Allora, siccome era una famiglia molto facoltosa, avendo deciso tutti e tre di dedicare la vita a Cristo, quindi che non avrebbero avuto figli, donarono gran parte del loro patrimonio per costruire la prima cattedrale di Firenze. E quando questa cattedrale, che è San Lorenzo, verrà compiuta, non nelle forme attuali di Brunelleschi, ma insomma, quando questa prima cattedrale verrà compiuta nel 396, chiameranno a consacrarla Sant'Ambrogio. E Sant'Ambrogio verrà a Firenze nella primavera del 396, rimarrà a Firenze per diverse settimane. C'è un quartiere di Firenze che si chiama ancora Sant'Ambrogio, che è nato intorno alla casa dove ha abitato Sant'Ambrogio, e Sant'Ambrogio consacra San Lorenzo e nella stessa cerimonia consacra la cattedrale, Giuliana e i figli, e fa una bellissima omelia De Virginitate sulla verginità, in cui dice: non avrebbe nessun senso consacrare queste pietre se non ci fossero queste tre pietre vive, che sono il senso delle pietre della cattedrale. Perciò San Lorenzo è la prima cattedrale di Firenze, ma nel 405, quindi pochi anni dopo, Firenze fu assediata da un esercito barbaro, dai Goti, nell'estate del 405. Fu un assedio tremendo,
la popolazione era allo stremo, c'era solo uno che sosteneva la speranza del popolo, e era il vescovo, il primo vescovo certo di Firenze, consacrato da Sant'Ambrogio, San Zanobi. San Zanobi sosteneva la speranza del popolo e diceva: siete certi che Dio salverà la città? E ogni giorno invitava a pregare perché Dio venisse in aiuto di Firenze. L'8 ottobre del 405 un esercito bizantino, passando poco distante da Firenze, andò in soccorso dei fiorentini e li liberò dall'assedio dei Goti. L'evento fu sentito come miracoloso sia dalla città che da San Zanobi. Quel giorno era la festa di Santa Reparata. Una ragazzina martire palestinese dei primi secoli. Allora San Zanobi, come ex voto per questa liberazione di Firenze, fa costruire davanti al battistero una chiesa dedicata a Santa Reparata, dove lui si fa seppellire. Questa chiesa che qui vedete disegnata diventerà intorno al 1000 la seconda cattedrale di Firenze, ma alla fine del 1200 questa chiesa era molto piccola, troppo piccola per una città che in quel momento era una delle prime 5 città del mondo per numero di abitanti, e soprattutto era troppo piccola, perché comunque i toscani ragionano così, perché Siena e Pisa avevano due cattedrali più grandi. Forse si ragiona così tutti, cioè l'erba del vicino non può essere più grande. Quindi Siena e Pisa avevano già edificato delle grandi cattedrali in marmo dedicate alla Madonna. Firenze, che era molto più grande di Pisa e di Siena, aveva una piccola cattedrale, dice il documento del 1294, di grossa forma, cioè rosa, dedicata a una santa che conoscevano solo loro, Santa Reparata, che era mai sentita dire. Non sia mai. E quindi l'8 settembre 1294 il Consiglio Comunale di Firenze vara la costruzione di una nuova cattedrale. E il documento del 1294 è molto importante, perché dice che dovrà essere costruita una cattedrale bellissima, grandissima, dedicata a Maria e a Gesù. Non dice solo a Maria e a Cristo. Incaricato del progetto fu Arnolfo Di Cambio, che, per darvi un'idea, in quel periodo stava costruendo tutte le mura e le porte di Firenze, Santa Croce e Palazzo Vecchio. Quindi altro che Renzo Piano, cioè praticamente era, Firenze era un grande cantiere e lui era quello che aveva preso gli appalti più grossi. Allora, lui nel 1296 mette la prima pietra della nuova cattedrale e la costruisce in una maniera geniale. Allora, qui vedete in questa immagine c'è la differenza di proporzioni tra Santa Reparata e Santa Maria del Fiore, la nuova cattedrale. Non so se capite che, diciamo, sono abbastanza diverse, Santa Maria del Fiore non fu solo, quando Arnolfo Di Cambio la progettò, la più grande chiesa della cristianità, ma lui la costruì volendo sintetizzare in Santa Maria del Fiore tutte le chiese della cristianità. Cerco di spiegarvelo con questo disegno che, avendolo fatto io, fa pena. Bene. Allora, che cosa fa Arnolfo Di Cambio? Arnolfo Di Cambio fa, guardate, quello che vi dico, ovviamente non l'ho scoperto io,
l'ha scoperto uno dei più grandi storici dell'arte del mondo, che si chiama Irving Lavin, e è professore di storia dell'arte medievale a Princeton, negli Stati Uniti. E fu quello che nel 1996, ricorrendo il 7° centenario della cattedrale, fu incaricato di tenere la Lectio Magistralis per l'inaugurazione dell'anno centenario. Allora, che cosa fa Arnolfo Di Cambio? Arnolfo Di Cambio prende il battistero come riferimento. Misura il perimetro del battistero e lo riproduce al centimetro come recinto dell'altare del nuovo Duomo. Guardate, ve lo faccio vedere. Vedete che intorno all'altare c'è un recinto, è un recinto marmoreo oggi, che è molto più piccolo del tamburo della cupola, che è del 60% più grande. Ma appunto Arnolfo non mi va più avanti, ho un problema, ecco. Arnolfo riproduce al centimetro l'ottagono del battistero come recinto del nuovo altare del Duomo. Poi intorno a questo ottagono, in modo che, capite, la chiesa, che era in asse, metteva in asse due ottagoni, no? E la chiesa diventava la via sacra che andava dall'ottagono del battesimo all'ottagono dell'Eucaristia, fino all'ottagono della cupola, in cui Arnolfo aveva previsto un mosaico di 5.000 metri quadri con il paradiso. Questa era la vita, dall'ottagono del battesimo, guardando Cristo nell'ottagono dell'Eucaristia, fino all'ottagono della gloria. È chiaro? Tra l'altro, pensate che sull'altare, oggi non c'è più, sull'altare di Santa Maria del Fiore, però questa scultura c'è a Firenze, ma è in Santa Croce, sull'altare del nuovo Duomo c'era, verrà realizzato nel 500 da un allievo di Michelangelo, un grande Dio Padre, un enorme Dio Padre, che metteva così sull'altare il corpo morto del figlio. Allora, questo, gli ottagoni. Seconda cosa, intorno all'ottagono dell'altare, Arnolfo disegna la pianta della cattedrale, in cui lui fonde nella zona del presbiterio una pianta centrale, nella zona su cui innesta una basilica. Tutte le chiese dell'epoca erano o piante centrali o basiliche. Lui unisce le due piante, dando perciò nella zona presbiteriale la solennità della pianta centrale, e con la navata, con la basilica, l'ampiezza per contenere tantissime persone. In Santa Maria del Fiore ci stanno 30.000 persone, e che erano le dimensioni giuste per una città che aveva molto più di 100.000 abitanti. Ecco, qui vedete dall'alto quello che vi ho detto col disegnino, no? Vedete innanzitutto una cosa che dalla piazza non si vede, cioè la differenza delle proporzioni tra il battistero e la cattedrale, no? E vedete come è più grande la cupola di Brunelleschi dalla cupola del battistero, e come nella zona del presbiterio noi abbiamo veramente una pianta centrale, sembra quasi un tempio bramantesco, su cui appunto si innesta la basilica. Siccome ci sono degli studenti, e io mi rendo conto che a volte sono pallosa, adesso faccio un intermezzo divertente, perché quando venne
per costruire Santa Maria del Fiore, fece, siccome Santa Reparata arrivava più o meno qui, no? Quindi voi dovete immaginarvi che tutta quest'area qui era piena di case, fecero un esproprio gigantesco di più di 200 campi, che furono demolite per fare spazio alla cattedrale. Ma non è che furono sfortunati questi 200, perché il comune pagò l'esproprio tantissimo, ma i cretini ci sono dappertutto, per cui ci fu una famiglia che abitava qui, praticamente a questa altezza, che disse: noi non si vende. Come non si vende? Si deve fare la cattedrale, pagano bene. No, noi non si vende. E questi cretini praticamente bloccarono per un tot di tempo il cantiere della cattedrale. Come è, come non è, una notte gli andò a fuoco tutto. Cioè, lasciamo ognuno pezzi per prima. Allora, è così, questi che volevano fare i furti presero molto meno di tutti gli altri, perché alla fine vendettero dei carboni ardenti. Questa famiglia aveva un cognome che ancora oggi è il più grande insulto che si può fare a Firenze, si chiamavano Bischeri. E se voi volete insultare veramente un fiorentino, gli dite Bischero, perché il Bischero non è un pirla. Il Bischero è uno così scemo che pensa di essere un genio. Ce ne so parecchi. Un fare il Bischero vuol dire questo. Allora, torniamo ai discorsi seri. Allora, se in pianta, questo è il significato di Santa Maria del Fiore, innalzato nella dimensione verticale, Irving Glavin, Arnolfo di Cambio, secondo Irving Glavin, che cosa vuole rappresentare? Vuole rappresentare Maria. La cattedrale è Maria, vestita da sposa. Vestita, guardate, per farvi vedere che è proprio una pianta centrale, guardate questa immagine in cui sembra appunto un tempio di Bramante. Ma dicevo, innalzato, Santa Maria del Fiore è Maria. Al bianco e al verde viene aggiunto il rosso delle spose. Le spose nel Medioevo vestivano di rosso. E Santa Maria del Fiore è come tutta vestita da una trina di marmo. La cupola è il grande ventre della Vergine, dentro cui c'è Cristo. L'esterno della cattedrale contrasta volutamente con l'interno. Ogni volta che io porto qualcuno in Santa Maria del Fiore, quando entra dentro rimane male, molto deluso. Sarebbe stato forse ancora più deluso se avessero fatto dentro l'interno di Santa Maria del Fiore come l'aveva progettata Arnolfo, tutto di pietra forte, questa pietra qui, questa pietra marrone, ferrigna, la pietra di Palazzo Vecchio, no? Mentre adesso a questa pietra si aggiunge la calce bianca, no? Per cui è più chiara. Ma nel progetto d'Arnolfo l'interno era tutto in pietraforte. Allora immaginatevi uno con la pupilla stretta dal candore dei marmi che entra dentro la cattedrale, che è tutta marrone, in cui ci sono due grandi raggi di luce, però un raggio di luce che pioveva dall'occhio della facciata e batteva sull'altare, l'altro pioveva dalla lanterna della cupola e batteva sull'altare. Uno entrando entrava in una penombra in cui l'unica cosa che vedeva con chiarezza era Gesù offerto dal Padre sull'altare. Perché? Perché uno entrava nell'utero della Vergine e dentro quel grembo doveva vedere solo il frutto del suo ventre, Gesù. Santa Maria del Fiore, Santa Maria che ha dentro il fiore che è Cristo,
Nella cupola oggi non c'è il mosaico, c'è un grande affresco fatto nel Cinquecento da Vasari e Federico Zuccari. E in questo grande affresco, in cui c'è il paradiso, al centro c'è Cristo, e sopra Cristo, come ha sottolineato Papa Francesco quando il 10 novembre era seduto qui sotto, sopra Cristo c'è scritto il giudizio del Padre sul mondo. Ecce homo. Questo è l'uomo. Sotto Gesù non c'è uomo. Gesù è l'uomo. E l'uomo che vuole essere uomo deve seguire Gesù. Perché in Gesù Dio ha fatto vedere cos'è l'uomo. Questo significato di Santa Maria del Fiore fa pensare a Dante. Infatti Irving Lavin, quando fece questa conferenza in cui io stavo per morire, questa conferenza è pubblicata in un libro che si intitola Santa Maria del Fiore, ovvero La Vergine Incinta. La Vergine incinta di Cristo, la Vergine il 25 marzo. Dovete sapere che a Firenze, il Capodanno di Firenze, fino alla fine del 1700, è stato il 25 marzo, il giorno dell'Annunciazione. E l'Annunciazione è il mistero di Maria più amato dei fiorentini, che hanno come loro santuario la Santissima Annunziata. Allora, qui è celebrata la Madonna nel cui ventre è appena sbocciato Gesù. Come dice Dante nell'ultimo del Paradiso, nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Nel tuo ventre, Maria, è nato un fiore che sboccia nella candida rosa dei beati in paradiso. Perché, come ricorderete, Dante è l'unico in tutta la storia dell'arte e della letteratura che fa il paradiso a forma di fiore. Quel fiore che inizia sulla terra, nel ventre di Maria, che vive sulla terra, nel corpo della Chiesa, che sboccerà definitivamente in paradiso nella candida rosa dei Santi. Tanto che Lavin finì la conferenza dicendo: io non ho tempo, ma se avessi tempo, se fossi giovane, dedicherei tutta la vita a dimostrare, magari trovando un documento, che chi propose in quel consiglio comunale del 1294 come nome per la nuova cattedrale Santa Maria del Fiore fu un certo Dante Alighieri, che poi concluderà la Divina Commedia con la stessa immagine. D'altronde è chiaro che Santa Maria del Fiore significa anche Santa Maria di Firenze, perché Florenza è la città del fiore, ma qui Arnolfo gioca su quello su cui Dante gioca in tutta la commedia, quando dice a Firenze ripetutamente: Firenze, sei la città del fiore, sei la città di Cristo. Perché vuoi diventare solo quella del fiorino? Che, come dice la parola stessa, è di mia. D'altronde, non ve la faccio rivedere, ma Santa Maria del Fiore, vista dall'alto, è un fiore. No? Scusate velocissimamente, questo è un fiore, di cui la basilica è lo stelo e la corolla è il presbiterio. Allora, tutti questi motivi Arnolfo di Cambio li aveva messi sulla facciata, facciata che purtroppo noi non abbiamo più. Perché Arnolfo di Cambio, che comincia a costruire la cattedrale nel 1296,
e muore in una data non 10 anni. Allora, quando si costruiva una cattedrale si cominciava dall'abside. La facciata, come sapete bene voi milanesi, era l'ultima cosa che si faceva. Invece, cosa molto strana, comprensibile solo con il fatto che Arnolfo sapeva che non aveva tanti anni a disposizione e voleva imprimere sulla facciata il significato della cattedrale, lui invece tira su la facciata e scolpisce lui stesso le statue principali della facciata. Quello che vedete, però, lui muore e la facciata, questo è un disegno del 1571, la facciata d'Arnolfo era arrivata, il rivestimento marmoreo della facciata era arrivata qui, vedete? Sopra no, perché lui muore. Dopo la morte di Arnolfo, quando la facciata fu completata, si posero il problema di completare anche il rivestimento marmoreo. E ci furono varie ipotesi di completare la facciata arnolfiana, ma nel 1571 Francesco I de' Medici che cosa fece? Fece distruggere quella d'Arnolfo, dicendo che non gli piaceva e che voleva fare una facciata moderna. Dio lo punì, lo ammazzò subito. Avrebbe, se io fossi stato Dio, lo ammazzavo prima che mi successe la, però evidentemente Dio non è arrivato in tempo, poi è troppo rispettoso della libertà, però non gli ha fatto fare una facciata moderna. Però la facciata di Santa Maria del Fiore per altri 3 secoli è rimasta totalmente di conci, di pietra, senza rivestimento marmoreo, tutto il resto col marmo, ma la facciata no. E solo quando Firenze diventerà capitale d'Italia nel 1865, siccome era disdicevole che la capitale d'Italia avesse una cattedrale senza facciata, sarà bandito il concorso per la facciata che noi vediamo, che è stata fatta alla fine dell'Ottocento. Ma a noi sono arrivati dei frammenti della facciata arnolfiana, sufficientemente tanti da capire almeno che cosa lui aveva messo nelle lunette dei 3 portali. E una delle cose più belle del Museo dell'Opera del Duomo, che è stato recentemente inaugurato a Firenze il 29 ottobre e che secondo me è il museo più bello d'Italia, e vi invito a venire a vedere, mi pagano per l'Opera del Duomo per fare questa pubblicità, è che in questo nuovo Museo dell'Opera del Duomo, che è passato da 2000 a 5500 metri quadri, siccome hanno potuto inglobare un teatro, hanno ricostruito uno a uno la facciata arnolfiana. E è una cosa molto bella vedere come doveva essere il pezzo della facciata fatto da Arnolfo. E nel portale centrale c'era questa Madonna che offriva a chi guardava Gesù, la Madonna che offriva il figlio, tra Santa Reparata a sinistra e San Zanobi a destra, per la storia che vi ho raccontato. La Madonna ha gli occhi di vetro, infatti ha degli occhi che sono 2 pale di vetro celesti, che si raccontano le cronache, si vedevano in tutta la piazza. Nel portale di sinistra c'era la Madonna che partoriva Cristo, è rimasta solo la Madonna subito dopo il parto. Nel portale di destra c'era la Madonna morente con San Giovanni che gli abbracciava i piedi, intorno doveva esserci tutto il gruppo degli apostoli con Gesù che prendeva in braccio l'anima della madre, rappresentata come una bambina.
c'è rimasta solo la testa di Gesù e la testa dell'anima bambina della madre. Vedete che in tutte e tre le porte c'è sempre il nesso Maria e Gesù, Santa Maria del Fiore. Allora, tutti questi motivi sono ben riassunti in una lastra che oggi è in una posizione nascosta del paramento sud della cattedrale. La vedete quella lastra? Che è questa? Che io sono convinta che sia la prima pietra della cattedrale, benedetta l'8 settembre del 1296, in cui è sintetizzato tutto il senso della cattedrale. L'angelo porta l'annuncio a Maria. Maria dice sì, vicino a Maria c'è scritto Ecce ancilla Domini. E questo crea nello spazio tra l'angelo e Maria, che è la storia, perché la storia è lo spazio tra noi e Dio, crea un tempio che è Gesù, poggia sulla natura umana e la natura divina, ha una copertura trilobata, sulla copertura si vede il dito di Dio, sotto la copertura la colomba dello Spirito Santo. C'è il Padre, lo Spirito Santo, il Tempio è il Figlio. Ma il Figlio continua a vivere come Tempio nel suo corpo, nella Chiesa. Chiesa che nasce dal Signore Maria. Tra l'altro la Madonna, mentre dice sì, mettendo la destra sul cuore, qui secondo me voi non lo vedete, ma il panneggio dell'abito fa un fiore. Perché hanno messo questa che è la pietra fondante, secondo me, della cattedrale in quest'angolo oscuro? Perché per quando l'hanno messa su era passato il ciclone Giotto e questa scultura gli sembrava bruttissima, rozza, ma la dovevano mettere perché era la prima pietra. Allora l'hanno messa, ma dove non si vedeva tutto. Allora, qual è il significato complessivo della cattedrale? Ripetiamo il battistero, il messaggio del battistero: Cristo è il compimento di tutta la tesi umana e la vita di Cristo è data a noi nel battesimo. Da questo nasce la Chiesa. Che cos'è la Chiesa? La Chiesa è come Maria. La Chiesa è Maria. Maria, la Vergine fatta Chiesa, diceva il mio San Francesco. La Chiesa è Maria, in che senso? Che cos'è Maria? Maria è una realtà umana che ha dentro Gesù e lo partorisce nella piazza del mondo. Che cos'è la Chiesa? È una realtà umana che ha dentro Gesù e lo partorisce sulla piazza del mondo. La Chiesa è Maria. Lo aveva capito bene Mario Luzzi, che quando fa apparire Santa Maria del Fiore sulla scena del suo dramma teatrale Opus Florentinum, la fa apparire come una bellissima donna, gli fa dire: è la mia voce. Lei si rivolge ai cittadini di Firenze che stanno costruendo la cattedrale, che la stanno costruendo. È la mia voce ora che ascoltate. Sono Santa Maria del Fiore. Mi volle la città fervente alta sopra di sé, sopra qualsiasi altra delle sue grandi basiliche e le sue umili parrocchie, e santa riparata che custodisco in me. Grande mi concepirono i mercanti e il popolo minuto. Ebbero di me una visione grande Arnolfo, Giotto e San Filippo. Assistettero alla mia nascita essi, propiziarono la mia crescita. Un popolo di artefici si adoperò per me nei secoli. L'opificio è ancora aperto, non sarò mai compiuta. Sono qui nel nome di Maria, fiore delle chiese di Firenze, ferma nella sua storia e nel suo amore, che anche il disamore non disdice. Allora, ma la Chiesa è Maria.
come Maria, la Chiesa contiene Cristo e lo partorisce nel tempo. Come avviene questo parto? Come fa la Chiesa a partorire Cristo nel tempo? Attraverso il lavoro. E al lavoro è dedicata la decorazione scultorea del campanile. È nel lavoro che l'uomo partorisce Cristo nel mondo. Guarda, e così Giotto, diventato nel 1334 capomastro dell'opera del Duomo di Firenze, realizza questo bellissimo campanile, alla cui base, nei primi due piani, mette queste formelle dedicate al lavoro, che sono il più vasto ciclo di storia del lavoro di tutta la storia dell'arte umana. Esagoni al primo ordine che ricordano i sei giorni della creazione, il grande lavoro che c'è nel mondo, il lavoro che fa Dio, che l'uomo prosegue, e rombi al secondo ordine. Certo, a noi forse suona strano che in una cattedrale il ciclo di sculture più grandi sia dedicato al lavoro. Io non lo so se oggi noi in una chiesa moderna metteremo un uomo al computer, ma nel Medioevo sì, perché nel Medioevo sapevano una cosa che noi abbiamo dimenticato, che l'idea di lavoro che ha fatto grande l'Europa, che ha fatto diventare una penisola dell'Asia il quinto continente del mondo, l'Europa, che ha fatto di questo piccolo continente il continente più importante nella storia del nostro pianeta, almeno finora. Questa idea di lavoro è un dono che il cristianesimo ha fatto all'Europa, perché il mondo prima di Cristo e fuori di Cristo non ha questa idea di lavoro. Il lavoro nel mondo antico, il lavoro manuale, era l'attività degli schiavi. L'uomo libero era l'uomo che non lavorava. Pensate a Seneca, che alla vigilia del cristianesimo dice: l'ozio è l'amico dell'anima, il negozio, cioè il lavoro, è il suo nemico. Pensate a San Benedetto da Norcia, che rovescia la frase cinque secoli dopo: l'ozio è il nemico dell'anima, perciò il monaco, cioè il cristiano, prosegua la preghiera lavorando, ora e lavora. In questi due verbi, solo in questi due verbi, è salvata la statura intera dell'uomo. Pregare, cioè rapporto con Dio, e rapporto col creatore, la preghiera, e il lavoro, rapporto con la creazione. E così, con orgoglio, i fiorentini mettono queste formelle bellissime dedicate al lavoro, di cui parleremo un'altra volta. Ma voglio dire solo una cosa, che negli esagoni c'è tutta questa grande epopea del lavoro umano, che arriva fino a questo lavoro, dal lavoro dei progenitori, il lavoro da Adamo ed Eva, che piegano la schiena per strappare il pane alla terra, mentre Eva fila per ripararsi dal freddo, al lavoro dell'astronomo che guarda il cielo e mentre guarda le stelle s'accorge oltre il cerchio di Dio Padre e dei suoi santi, fino all'ultimo lavoro, passando per tantissimi lavori di cui non parliamo, che è il lavoro dell'architetto. Questa formella è messa in una posizione tale che se questo architetto tirasse sulla testa vedrebbe quello che sta disegnando Santa Maria del Fiore, la grande cattedrale. Ma questo ciclo che racconta le storie del lavoro finisce con i lavori perfetti. Quali sono i lavori perfetti? Che infatti non sono
nell'esagono dell'uomo, ma sono nel rombo della perfezione. Sono i lavori che fa Cristo. Quali sono i lavori che fa Cristo? Sono i sacramenti. Perché c'è un lavoro più grande che prendere un uomo che muore e renderlo eterno? Si chiama battesimo. E quando si rompe aggiustarlo, si chiama confessione. E prendere un uomo e una donna, nel Medioevo andavano un po' all'antica, e prendere un uomo e una donna, e l'amore tra un uomo e una donna, e renderlo famiglia, matrimonio, generatore di un popolo, e prendere un uomo e renderlo mediatore del rapporto con Dio, questa è la formella dell'ordine, del sacerdozio. Ma vedete, c'è solo il vescovo che sta recitando la preghiera di consacrazione del prete. Il prete apparentemente non c'è. In realtà, siccome sotto c'è una finestra, da cui si entrava nel campanile e da cui passava solo il prete di Ciccia, Ciccia in toscano significa carne, il prete di carne completava la formella di marmo. E la cresima e l'eucaristia. E tutti i nostri lavori si infrangono su un grande scoglio che si chiama morte, ma non il lavoro che fa Cristo, che accompagna l'uomo fino in paradiso. Questo è l'estremunzione. Bene, finisco, visto che finisco facendovi vedere un'immagine che è in Piazza del Duomo, che abbiamo scelto proprio come logo della mostra. È un'immagine che è in Piazza del Duomo, ma non è né in battistero, né in cattedrale, né in campanile. È un'immagine che, a mio avviso, sintetizza tutto quello che vuole dire questa mostra. È un'immagine che si trova nell'antica sede dell'opera di carità più antica del mondo ancora in funzione, che è la Misericordia di Firenze, che è in piazza davanti alla cattedrale. E nell'antica sede della Misericordia c'è questa Madonna della Misericordia, però, come vedete, è una strana Madonna. Ma qui capite da quello che abbiamo detto forse perché è fatta così. È la Madonna Chiesa, infatti è la Madonna vestita da vescovo, con gli abiti episcopali. Vedete che c'ha la mitra e poi c'ha l'abito, il piviale, no? Su cui sono disegnate, vedete, in questi tondi sono disegnate le opere di misericordia. Questa è la Chiesa che è il nostro ideale, è la Chiesa di Papa Francesco, è la Chiesa che si veste di misericordia, è Maria Chiesa vestita di misericordia. Questa è la Chiesa che attrae, che può attrarre oggi gli uomini, ma che li attraeva anche nel 1300. Infatti, ai piedi di questa Madonna Chiesa vestita di misericordia c'è il popolo di Firenze e la città di Firenze. E questa è la più antica veduta di Firenze, arrivata fino a noi, è del 1342, e vedete che al centro c'è il battistero e di fronte al battistero sta venendo su la facciata della cattedrale e il campanile. Quest'opera sempre in costruzione, perché la chiesa sarà sempre in costruzione nella storia, che è il centro, il cuore della città. Scusate tanto, ma sono stata come al solito lunghissima, ho finito.